Ben ritrovati con Metropolis Radio, è venuto a trovarci oggi in redazione Nicola Corrado. Ciao Nicola. Ciao Tiziano, grazie per darmi la possibilità di esprimere il mio pensiero. Sei qui, ne parlavamo a microfoni spenti, perché sei stato l'unico assessore di Castellammare nella storia ad aver avuto la delega al porto. Sì, devo dire la verità, fu una richiesta esplicita da parte mia nella costruzione delle deleghe di giunta di provare per la prima volta nella storia amministrativa di Castellammare a utilizzare questa denominazione. Quindi sono stato assessore al porto, prima di me nessuno ha avuto specificamente questa delega, dopo di me questa delega, diciamo, non è esistita più. Ovviamente avrei letto la notizia di questi giorni che sta tanto facendo discutere sia a Castellammare che a Pompei. La giunta nella denominazione Marina di Stabia di Porto di Pompei, frutto di una convenzione tra la società che gestisce lo scalo turistico di Castellammare e il comune di Pompei. Che cosa ne pensi? Ma penso che diciamo, la polemica che si sta sviluppando, devo essere sincero, non mi appassiona molto, perché io penso che noi abbiamo di fronte un altro tema, un'altra sfida, un altro orizzonte. Cioè, provo a dirla così, noi abbiamo tantissimi ritardi accumulati nel corso di molti anni, ritardi che si sono adesso acutizzati in questa fase con la mancanza di una direzione politico-amministrativa che abbia un suo mandato democratico e popolare. Quindi noi siamo costretti a fare una corsa contro il tempo nei prossimi mesi e nei prossimi anni per recuperare quei ritardi, e l'unico modo per farlo è determinare una sorta di salto del pensiero, io la dico così, che ci permette di confrontarci con una prospettiva di futuro di Castellammare, smettendola di guardarci indietro e accontentarci con l'orgoglio stabilese di quello che è stato indiscutibilmente un grande passato. Questo non basta più, perché rischia di essere una logica autoconsolatoria, diciamo, rispetto a problemi che sono davanti a noi. Abbiamo bisogno invece di pensare allo sviluppo di Castellammare, e lo sviluppo di Castellammare, io sono anni che lo dico, si intreccia inevitabilmente con un'alleanza strategica con la città di Pompei. Questo è il punto da cui noi dobbiamo partire. Quindi bisogna andare anche oltre i campanilismi, cercare una visione di sviluppo integrata con le realtà che ci circondano. Io sono ancora più drastico: o facciamo così o Castellammare non avrà un vero sviluppo. Dico due cose. Noi già adesso, senza fare nulla, in maniera fortuita, solo un cieco non può vedere quello che è successo quest'estate a Castellammare, con migliaia e migliaia e migliaia di turisti che hanno riempito strutture recettive, legali, illegali, come dire, li vedevi riempire i ristoranti, i pub, le gelaterie, i bar. Perché questo? Venivano a Castellammare questi turisti? O venivano perché Castellammare è vicino a Pompei e sta alle porte della penisola sorrentina? Io penso alla seconda cosa. Allora il tema è utilizzare intelligentemente la fortuna di essere fisicamente come città baricentrici tra Pompei e Sorrento e mettere questa nostra posizione a sistema, e quindi organizzare la città turistica che dice ai milioni di turisti che vanno a Pompei: guardate, a un chilometro c'è il mare, e Castellammare è il naturale sbocco, lo può essere adesso come lo è stato, come dire, nell'antichità. Mi fa sorridere questa cosa: il porto antico di Pompei era la foce del fiume Sarna, era un porto introflesso, diciamo così. Quindi è in questa dimensione di ragionamento che io vedo una discussione interessante, ma soprattutto che può appassionare la città. Marina di Stabia, tra l'altro, nasce, mi potrai confermare, proprio con avendo all'orizzonte l'idea del collegamento con Pompei. Si discuteva all'epoca anche della navigabilità del fiume Sarno,
proprio per sfruttare questo collegamento. Oggi chiaramente ci sono polemiche perché Pompei, chiaramente il sindaco lo sa, ha detto ritroviamo il mare, abbiamo la possibilità di offrire anche dei servizi a quelli che sono i turisti che arrivano nelle nostre strutture ricettive. Come fare per sfruttare questa occasione e trasformarla, ecco, in un'occasione positiva anche per Castellammare? Allora, io mi anticipo, diciamo, mi sto cimentando da diversi mesi con la scrittura di un libro, perché avverto la necessità di una riflessione profonda, diciamo, su Castellammare, e in questo libro provo a sviluppare un concetto dello sviluppo di Castellammare. Lo chiamo così, lo sviluppo L, la lettera dell'alfabeto. E vedo la base della lettera, della L, come la congiunzione di uno straordinario punto di forza di Castellammare, che sono i due porti. Quindi è la base della L. Unirli, farli funzionare, sostenerli, accompagnare la riconversione piena del porto commerciale anche in una funzione croceristica, completare le opere a terra di Marina di Stabia e colmare quel vuoto, no, tra i due porti, che sono tanti edifici industriali dismessi che ancora aspettano, diciamo, una rifunzionalizzazione. E io penso che lì ci potrebbe essere uno straordinario sistema ricettivo, visto che a Pompei non si può fare perché non c'è suolo e perché non si possono costruire, no, nuovi edifici. E poi c'è la linea verticale, la parte alta della L, perciò sviluppo L, che è esattamente quello che dici tu, cioè la penetrazione in verticale arrivata alla foce del fiume Sarno, semmai anche recuperando la suggestione della navigabilità del Sarno verso la città di Pompei. Per fare questo, lo so, può essere una provocazione e un'idea visionaria, però io mi sono convinto che la politica o è visione, azzardo, capacità di vedere cose che oggi non si riescono a vedere, oppure perde di attrattività. Allora, per rispondere pienamente alla tua domanda, io penso che va stretta un'alleanza vera tra Castellammare e Pompei, in un unico distretto, diciamo, che si completa e si rafforza a vicenda. Per fare questo noi dobbiamo da subito mettere in campo degli strumenti decisori comuni. Il testo unico degli enti locali ci dà già da adesso la possibilità di immaginare conferenze dei servizi istruttorie e decisorie per, certo, fare delle scelte comuni. E in prospettiva, questo è un tema più grande, ecco, l'azzardo, la visione, la scommessa, io lavorerei, so che ci vorrà tempo, è una sfida difficile, che molto probabilmente ci sarà bisogno delle nuove generazioni per completarla, però per dare il senso della battaglia, della strada che bisogna seguire, io mi immagino, diciamo, un'unica città che sia la città di Stabia Pompei, con un unico consiglio comunale, con un unico sindaco che ragiona di come porsi sul mercato internazionale, mondiale, con ancora più forza di quella che in questo momento viene espressa. Che è anche un obiettivo che si sono posti già da tempo gli amministratori della penisola sorrentina, stanno ragionando, no? Del comune unico della penisola sorrentina. Può essere un modello da seguire? Assolutamente, io penso che quell'esperienza è un'esperienza che alla fine ha rafforzato in maniera integrata l'intero sistema di offerta turistica e dico anche di vivibilità per i cittadini, cioè perché il problema dei territori devono essere vivibili innanzitutto per i cittadini e poi per i turisti che arrivano. Certo. Il tema va posto in questi termini, Tiziano. Noi abbiamo un'entità amministrativa troppo ampia dove scrivere il futuro dei singoli pezzi del nostro territorio, che è la città metropolitana. E abbiamo dimensioni troppo piccole di converso per ragionare in maniera seria dello sviluppo dei nostri territori. E quindi dimensioni più ampie, come quelle di una città che abbia un dimensionamento di 80, 90, 100 mila abitanti tra Castellammare e Pompei, con un progetto chiaro per cui le funzioni vengono spalmate sul territorio, si ragiona sull'efficientamento dei servizi, dalla, certo, mobilità alla, certo, raccolta, certo, dei rifiuti. Allora, questo significa, secondo me, ragionare in maniera europea, in maniera riformista seria, diciamo. E anche dare un orizzonte forse più ampio a quello che può essere lo sviluppo, no, di un territorio. Sì, sì. Perché oggi ragioniamo di piccoli progetti che poi alla fine non riescono veramente a incidere sullo sviluppo economico di una città. Ragionare invece su un progetto un po' più integrato, comune, tra diverse realtà, potrebbe dare
una speranza. Una speranza e per alcuni versi diventa anche una necessità. Mettiamola così, ci sono oggettivamente alcuni rischi, che sono rischi ambientali, che come dire, possono diventare delle certezze, abbandonando la dimensione del rischio e compromettere qualsiasi discorso di sviluppo e di Castellammare e di Pompei e dei nostri territori. Vesuvio, dissesto idrogeologico del Monte Faito, il rischio di perdere il patrimonio sorgentizio termale per Castellammare, l'inquinamento del fiume Sarno. Certo. La risoluzione di questi problemi può essere affidata alle singole scelte di uno o dell'altro comune o in una dimensione così ampia come la città metropolitana o addirittura la regione Campania o addirittura la Commissione Europea? Io penso che a partire proprio da queste necessità di buonsenso bisognerebbe avere il coraggio, come dire, di lanciare una sfida anche alle nuove generazioni e dire guardate, dateci una mano anche voi che avete una mente più aperta a ragionare in maniera più aperta e meno chiusa nei confini territoriali dei campanili, dei mille campanili. Rifacendoci all'economia del mare, comunque del tratto di costa, due argomenti che bisogna necessariamente toccare. Le opere a terra di Marina di Stabia sono state tirate più volte in ballo in questi giorni e poi c'è la necessità di creare questi collegamenti con le isole del Golfo, magari rafforzarli, sfruttare il territorio. Come si collocano queste due cose nell'ottica, ecco, di una visione più complessiva? Anche questo fa parte, diciamo, di un'agenda comune che deve essere scritta da diversi soggetti, cioè i problemi che poni vanno affrontati in una logica unitaria. Le opere a terra di Marina di Stabia sono in questo momento, come dire, non solo uno schiaffo alla città, alla comunità, compromettono il disegno unitario di sviluppo di Castellammare, perché è chiaro che o realizzi servizi, o realizzi funzioni, o riempi quei contenitori, oppure Marina di Stabia sarà sempre un porto a metà, un porto monco, non pienamente realizzato. E dall'altro lato è evidente che per collegare Castellammare innanzitutto al sistema, l'altro grande sistema turistico, che è quello delle isole del Golfo di Napoli, deve aprire una discussione con forza per far sì che da Castellammare nuovamente, come dire, ci sia una via del mare che ti permette di sviluppare un ragionamento di forza e non i due draghetti che partono alle 7 e mezza per Capri, francamente danno il segno della nostra debolezza e del nostro impoverimento anche in termini di autorevolezza nei confronti del sistema istituzionale regionale. Io ringrazio Nicola Corrado per esserci venuto a trovare qui in radio, è sempre un piacere averti con noi. Grazie a voi e buona serata. Al prossimo appuntamento, arrivederci.